presentazione che si chiama L'altra faccia della medaglia, perché l'Italia è il mio paese e è un paese meraviglioso, ma è un paese di invenzioni. Basti pensare che noi abbiamo inventato la giurisprudenza, anche se oggi sembra comico. Ma è anche un paese che negli ultimi 30 anni ha attraversato una crisi non solamente economica, ma morale, di pensiero enorme. E oggi vorrei spiegarvi come ci sono due parti della medaglia d'Italia, che è l'Italia, una molto bella, luccicante, e l'altra ha dei lati oscuri, però è l'Italia. Questo è il Colosseo, chi è dentro questa stanza non conosce il Colosseo, nominata una delle 7 meraviglie del mondo che tuttora sta a Roma e emoziona italiani e non. Quando uno entra dentro il Colosseo può capire la paura di questi gladiatori che stavano esattamente qui in un'arena e che avevano paura perché lì ci giocavano la vita o la morte, semplicemente per un dito. Però l'Italia è anche questo. Questa è Scampia e sono le vele di Scampia, sono molto famose in Italia, perché si trovano a Napoli e sono non solamente architettonicamente orribili, ma sono il centro, il fulcro della organizzazione mafiosa. E questo per me è un grande dolore da italiana, perché lì dentro io posso dire che l'80% delle persone che vivono lì dentro sono, se non mafiose, coinvolte in mafia. E lo sapete perché? Perché se no lì dentro vi uccidono, non c'è altra scampo, non c'è altra soluzione. E qui non c'è più da parlare, potrei dire qui la presentazione. Questo è Silvio Berlusconi e come direbbe la mia nonna, ha una fedina penale zeppa come un uomo. 206 inchieste e finalmente l'ultima quest'anno, per il famoso processo Bunga Bunga, ma se si vuole entrare in termini più giuridici si potrebbe dire prostituzione minorile. Ora voglio dire, signori, non è che l'uomo abbia rubato una bottiglietta dall'autogrill, prostituzione minorile. E ovviamente il giudizio sta a voi, non sono io qui a dirvi il giudizio, però 206 volte in tribunale e il giudizio lo fa. Paola Severino, chi di voi dentro questa stanza conosce Paola Severino? Nessuno. Bene, è la prima donna, primo ministro della giustizia italiana. Ora, si potrebbe dire che è una donna con gli attributi, e è una donna che ha veramente tutti e tutti, ed è riuscita a combattere la meritocrazia che usualmente in Italia non c'è. Ora, se proprio vogliamo aggiungere le lode, notate qualcosa dalla foto? You notice something? Non ha un braccio, è disabile, e questo per me è un idolo, ed è per questo che voglio studiare giurisprudenza. Io mi ricordo una volta che al telegiornale, quando bruciarono la città della scienza a Napoli, atto mafioso, lei in televisione disse: giovani, non vi arrendete, la mafia può essere sconfitta. E io lì decisi che voglio fare giurisprudenza. La mafia. Gli italiani che dicono che la mafia in Italia non esiste sono dei russi. Allora, la mafia in Italia c'è. E non è solo al sud, è al nord, a Firenze, da tutte le parti. Ora, la mafia non uccide solamente persone, la mafia uccide il pensiero. La mafia è un diserbante in un prato pieno di pensiero dei giovani. E è un grandissimo problema in Italia, ed esiste, è presente. Ma in Italia ci sono anche loro due, c'erano loro due, Falcone e Borsellino. Falcone e Borsellino sono due magistrati
che hanno lottato la mafia, non solamente dal punto di vista giuridico, non solamente, ma loro erano due di quelle persone che avevano la speranza che la mafia si potesse combattere. Sono stati uccisi dalla mafia, ma credo che per i giovani italiani siano un esempio che dobbiamo assolutamente portare nei nostri cuori sempre, ovunque, ovunque, in Inghilterra, in Spagna, per tutte le parti. Concludendo, come avete visto l'Italia ha molti lati, ci sono alcuni più splendenti, meravigliosi, belli, e ci sono alcuni anche molto oscuri, ma fanno tutti parte della stessa grande medaglia, che è l'Italia. E io, da italiana, posso dirvi che farò tutto, tutto, che con tutte le mie forze per valorizzare l'Italia, per renderla un paese migliore, non solamente per me stessa, perché sarebbe un atto molto egoistico, ma per i miei figli, perché non debbano fare come ho fatto io, cioè venire qui a studiare. Grazie. Par ce filtre naturel que l'eau obtient son caractère minéral. Ensuite, l'eau finit sa course dans une grande poche souterraine qu'on appelle la nappe phréatique. C'est de là qu'on pompe l'eau à la surface pour la traiter si nécessaire, mais surtout pour la mettre dans les châteaux d'eau qui produisent la pression nécessaire pour notre consommation quotidienne. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'on disait? Mais il y a un problème. La population augmente et l'eau des nappes phréatiques ne suffit plus. On a donc dû trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a plus d'eau? Comment? Prendre de la corde? Non. On va plutôt prendre l'eau des rivières comme eau qu'on a boire. Ça ressemble à ça. Mais alors, vous allez me dire que l'eau des rivières, elle n'est pas si propre que ça. Et vous avez raison. C'est pour ça qu'on a traité au chlore, à l'aluminium et à l'ozone. Et ensuite, il faut encore la faire passer par un filtre à charbon actif. Alors vous me demandez sûrement, mais comment fonctionne le filtre à charbon actif? C'est pour ça que je vais vous le montrer. D'ailleurs, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide. Y a-t-il un volontaire sur Terre? Allez-y. Oui, viens ici. Alors j'ai ici un entonnoir dans lequel je vais mettre du papier filtre comme un filtre à café à peu près. Une éponge en dessous. Et maintenant, je te prie de verser notre eau de rivière dans le filtre. Là, ça prend un petit moment. Alors, dans un gramme de charbon actif, la surface active à laquelle les impuretés peuvent y rester attachées, elle est grande comme un terrain de foot. Donc là, j'ai peut-être mis à mon but. J'ai oublié le charbon actif. C'est pas grave. On va recommencer ça. Voilà. Bon, c'est peut-être pas aller au bout. Je vais refaire passer l'eau dedans. Mais j'espère que ça n'arrive pas avec l'eau qu'on boit vraiment. Hein. Voilà. Bon. Ça prend un petit moment, mais on voit même que l'eau vitrée, elle est vachement plus claire quand même. Et c'est cette eau qu'on utilise malheureusement aussi pour la lessive et pour les toilettes, alors qu'elle est si précieuse et qu'on ne peut pas la gâcher. Pour en finir, je voudrais vous parler du cycle de l'eau de consommation. Mais quand
on me disait que l'écriture sur les diapos est strictement interdite, je vous dis qu'on a déjà fait la moitié. On a déjà parlé du capturage de l'eau de rivière par le traitement jusqu'à la consommation. On n'a pas encore parlé de la consommation jusqu'au recyclage des eaux usées dans les stations d'épuration. Mais ça, mesdames et messieurs, je vous l'expliquerai bien tranquillement après avoir obtenu un dessus. Sinon, je vous fais boire cette eau.